di lavorare I meglio sono solo Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, altro che Salvini. I meglio solo loro due, solo Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. Presidente. Dopo maggio fa buono. Presidente, mi scusi per la cosa, facciamo la faccio per il Toronto, no, no. Toronto, quello polizia. E c'è, ma su te voglio vedere la foto. Grazie. Allora voglio fare. Innanzitutto la mia presenza qui è la testimonianza della costante attenzione del governo a tutti i territori del sud, della provincia del sud in particolare, scusa, anche alle zone un po' più dimenticate, perché diciamo la verità che il Cilento, Vallo del Giuliano, loro sono tra le zone, puoi dire, al centro dell'attenzione. E questo passaggio è anche non solo un segno di attenzione astratta, è un gesto anche di attenzione concreta. Ho richiamato tutte le misure che già abbiamo messo in cantiere in questa legge, in questa manovra economica. Ho anticipato anche alcune misure che confluiranno nel piano strutturale per il Sud a cui sta lavorando il ministro Provenzano, che tra breve, tra qualche settimana sarà pronto. Sono territori che devono essere, lo dico sempre, devono essere aiutati, ma non ci può essere la singola azione. È una strategia più complessiva che richiede un fare squadra, far sistema da parte di tutti, da parte del governo locale, da parte del governo nazionale. Dobbiamo saper spendere i soldi, non solo appostare, diciamo, ci sono delle dotazioni finanziarie anche importanti, dobbiamo saperli spendere, dobbiamo spenderli con loro fianco a fianco, cercando di capire quali sono le misure migliori. Qui sicuramente occorre investire sul piano delle infrastrutture, perché dal punto di vista delle infrastrutture viarie, ferroviarie, effettivamente c'è molto da fare. Però non c'è tempo di aspettare molto per costruirle. Com'è? Però bisogna farle eventualmente in tempi brevissimi. Ma innanzitutto bisognerebbe mantenere e potenziare quelle che ci sono, e poi è chiaro che dobbiamo fare anche un piano generale, ma già ad esempio nei prossimi giorni vedrete anche con il ministro De Micheli stiamo lavorando per rinforzare in generale per il sud anche il piano, la rete ferroviaria. Quindi il sud come crescita e come priorità nazionale, Presidente? Lo dico e ne sono convinto, se cresce il sud cresce l'Italia. Quindi data l'interdipendenza, l'estrema, il sistema integrato che abbiamo, non è pensabile far crescere il nord e il centro-nord lasciando il sud indietro. Se il sud rimane dietro non cresce neppure adeguatamente il nord. Anche perché Svimez parla di un doppio binario, quindi il sud è ancora più lontano dall'Europa. Bisogna, per il sud dobbiamo fare uno sforzo aggiuntivo.
uno sforzo aggiuntivo, e questo non riguarda solo i fondi addizionali che ci vengono anche dall'Europa, i fondi di coesione e quant'altro. Infatti quel criterio del 34% è un criterio che riguarderà. Noi abbiamo inserito una norma specifica in questa legge di bilancio, che adesso all'esame del Parlamento verrà approvata tra breve. Quella norma ci dice che d'ora in poi non è più un fatto o questione di fare un monitoraggio ex post, ma addirittura ex ante, anticipatamente dobbiamo destinare di tutti i fondi pubblici, stiamo parlando della spesa ordinaria, il 34% è vincolato per il Sud, perché manifesto... il Sud richiede il 34% della popolazione nazionale. Manifesto del Mezzogiorno. Il governatore De Luca ha mandato a chiedere una delibera del Consiglio dei Ministri che sancisce la fine del commissariamento della sanità. Sì, ha chiesto questo perché me ne aveva parlato, aveva anticipato questa richiesta già in passato, e adesso c'è stata una valutazione al MEF. Come sapete, innanzitutto occorre acquisire la valutazione tecnica che c'è al MEF e poi la valuteremo a livello ovviamente... Manifesto del Mezzogiorno e la fotografia del Sud, il divario Nord-Sud non è stato mai colmato, noi siamo sempre a Sud di qualcuno, l'Italia stessa è a Sud dell'Europa. Non ritiene opportuno un cambio di rotta per quanto riguarda le politiche comunitarie? Guardate, il cambio di rotta è al centro dell'agenda di governo. Questo governo è nato, e tra i punti programmatici c'è proprio una convinta strategia di riequilibrio territoriale con particolare riguardo al Sud. Noi stiamo lavorando appena al Sud, siamo proprio consapevoli, ma senza nessuna polemica, che negli ultimi anni, non l'anno scorso, 2 anni fa, 3 anni fa, 4 anni fa, ma negli ultimi anni la situazione con l'Europa si è creata una disattenzione nei confronti del Sud, o quantomeno non si è trascurato il fatto che il gap tra nord e sud stesse crescendo anche in virtù di un disequilibrio sul piano degli investimenti. Quella norma di cui parlavo prima è proprio tesa a recuperare questo gap, questo divario. Questo vale anche per i fondi che abbiamo europei. Noi siamo mossi e siamo già diverse volte che interloquiamo con le istituzioni europee. Quindi possiamo essere fiduciosi nei confronti dell'Europa, conteremo qualcosa in più? Ma guardi, voi potete essere fiduciosi che questo governo assolutamente lavorerà come ha iniziato a lavorare dal primo giorno sino all'ultimo giorno per finalmente invertire la rotta che c'era stata sin qui nei confronti del Sud. L'attenzione verso il Sud sarà strutturale. Presidente, per i piccoli comuni, la legge di questo è uno dei punti del manifesto, l'appunto che noi stiamo considerando. Abbiamo già con la norma spagnola cosiddetta, con i finanziamenti eccetera, l'abbiamo introdotta nella manovra di bilancio, perché vogliamo assolutamente anche buona parte della spesa in manutenzione delle strade, per quanto riguarda ospedali, rifacimenti di edifici pubblici, può passare attraverso una semplificazione anche delle modalità delle spese affidandole ai comuni, anche quelli più piccoli. Grazie. Grazie, Presidente. Ciao a tutti. Ciao.